Ecco, oggi volevo sottoporre alla vostra attenzione un architetto, le opere di un architetto. Questo architetto si chiama, anzi si chiamava Zaha Hadid. Questo architetto è nato a Baghdad nel 1950 ed è morto proprio recentemente, il 31 marzo del 2016. Zaha Hadid è stata una stella dell'architettura, una archistar, come si suol dire, ossia di quegli architetti conosciuti in tutto il mondo e ha lavorato in tante parti del mondo. E ci sono delle opere interessanti anche qui a Roma. Questo qui sarebbe il Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo, il cosiddetto Maxxi di Roma. È un'opera abbastanza singolare, particolare. Cosa dire di questo architetto? Di questo architetto possiamo dire che è considerata un architetto decostruttivista, ossia facente parte del decostruttivismo, che è una sorta di movimento di cui diciamo che è partito intorno agli anni 80, di cui fanno parte anche i Five Architects, un gruppo di cinque architetti americani. Cosa si intende per decostruttivismo? Si intende che il razionalismo tradizionale, quello di Le Corbusier, tanto per intenderci, il primo razionalismo, diciamo che viene superato appunto da questo decostruttivismo in che senso? Nel senso che i razionalisti partono dall'ideale illuminista pensando a delle figure prismatiche che davano, diciamo, il senso della solidità dell'architettura, no? A degli equilibri, diciamo, geometrici, un po' qualcosa direttamente conseguente dai templi greci e cose del genere. Qui invece si prendono queste figure geometriche, queste figure, diciamo, prismatiche, ma vengono quasi, c'è quasi un'inversione di tendenza, nel senso che l'architettura viene ad assumere un discorso invece di squilibrio quasi. In che senso di squilibrio? Di squilibrio nel senso che l'architetto deve confrontarsi con un mondo instabile, per cui l'architettura deve in qualche modo dimostrare questa sorta di instabilità, deve dimostrare questa sorta di instabilità per confrontarsi con l'odierna instabilità di un mondo in crisi. È chiaro che poi le immagini delle opere di ogni architetto parlano da sole in qualche modo. Qui si tratta un attimino di andare a vedere quello che queste immagini suscitano in qualche modo e soprattutto se la vita di oggi, se la nostra psicologia, se queste immagini sono, se questi spazi, questi contenitori sono adatti a contenere la nostra vita, la vita dei nostri giorni, la vita come oggi si percepisce e si, diciamo, in qualche modo si organizza. Vediamo queste immagini particolari, molto, molto singolari, molto originali, che in qualche modo, ecco, questo qui è il Maxxi di Roma di cui si parlava. Vedete anche questa sorta di proboscide sbilanciata in qualche modo al di fuori di questo corpo. Poi vedremo, ecco, qui è una immagine interna, anche questa qui è caratteristica. È chiaro che il suo stile, anche questi segni, vedete questi segni un po' quasi bizzarri, gratuiti in qualche modo, ma molto forti, molto significativi. Vediamo delle altre immagini di opere che questo architetto ha disseminato per il mondo, queste sorte di croste quasi, di segni semplici, essenziali, ma forti all'interno dell'ambiente. Thank you.
Thank you.